Buongiorno, Buongiorno. parliamo piano perché è ancora prima delle 6, quindi dobbiamo fare piano. C'è una temperatura perfetta però. Esatto. Siamo a Bologna e si inizia la Via degli Dei per la seconda volta. Speriamo faccia meno caldo. Speriamo faccia meno caldo. Piccolo gioco di prestigio. Adesso il muro è da questa parte. L'adesivo della Patagonia con scritto Appennino. Questo è ufficialmente il primo cartello che riporta la scritta VD. Seguiamo il 112A, giusto? Sì. Bene, all'uscita di San Luca si prosegue. Ed è subito Ginestra. Credo che questo punto si chiami Pietra Bregoli. Sotto la collina di San Luca. Qui si attraversa un bel parchetto. Mattina 15:22. Del parco della chiusa. Sono cartelli sia là che qua, forse uguale. Seguiamo VD. C'è una luce splendida. Consiglio a tutti di partire molto presto la mattina. Sono grasse. Infatti sono cadute dall'albero, non hanno volato. Subito dalle 5 c'era già altre persone che camminavano. Uno può anche camminare da solo, ma in realtà non è mai da solo. Molto di passaggio. Il percorso è un po' difficilino,
leva le scarpe. Direzione antipozzanghera. Come procede? Ho fame. Sono le 8:20 e abbiamo fatto 13 km. Vediamo, adesso vogliamo fare una pausa di 8 ore per mangiare, per fare una seconda colazione. Io sono caduto in una pozzanghera, ci siamo fatti la doccia con l'Autan. Fino a qui tutto bene. Quindi proseguiamo. Pausa fatta. All'ombra di questo bellissimo inserire nome albero, in questa valle che sembra essere nel Rio Grande. Osi Sapaba, San Gerardo Ricone con Fontanella, casa della natura. Bello, bella anche la casa della natura. Che bello. Fontanella propedeutica, casca proprio a fagiolo dopo diversi chilometri di asfalto, perché ora inizia a essere 2-3 chilometri che non usciamo dall'asfalto. Verissimo. Verissimo, tutti i colori della cronaca. Ora si riabbandona l'asfalto, fortunatamente dopo 3 chilometri, e si rientra in una variante ombreggiatissima. Speriamo faccia meno caldo. Siamo a questo albero. Speriamo faccia meno caldo. Ed è su queste immagini che si conclude la nostra prima tappa, una giornata molto lunga, siamo partiti prima del sole, abbiamo camminato per 7 ore, i gradi sono stati tanti, anche le salite, 1400 metri, dopo 26 km è giunta finalmente l'ora di andare verso l'osteria Brento e riposarci. Dormiremo dalla Mara, qui sulla strada degli dei, un B&B molto carino che avevamo già visto 2 anni fa e che vi invito a provare. Ci vediamo sulla seconda tappa, direzione Madonna dei Fornelli. Ciao!